numeri della Beat di quest'anno, l'aumento del numero di espositori, vedete quanta gente c'è in giornate riservate soltanto agli operatori, dimostra davvero quello di cui gli operatori del turismo sono convinti da tempo, io anche, che il turismo trainerà la crescita in Italia. Expo sarà un'occasione formidabile per mettere l'Italia in vetrina nel mondo, per far arrivare milioni di persone, soprattutto da paesi che stanno entrando per la prima volta nel mercato del turismo globale, che sognano di venire in Italia. E del resto sarà l'occasione anche per gli italiani per riuscire a capire come l'Italia è ammirata, studiata, guardata nel mondo. Dobbiamo puntare a un modello di turismo diffuso in tutta Italia, che valorizzi le città d'arte, i borghi, il mare, i paesaggi, i grandi percorsi. È quello sforzo che stanno facendo le regioni italiane, che stiamo facendo noi. Se lavoreremo come sistema paese, davvero il turismo sarà ciò che ci traina assolutamente in una fase di nuova crescita. Il Sud ha delle potenzialità straordinarie, c'è un numero che grida vendetta: soltanto il 15% dei visitatori internazionali va sotto Roma, e sotto Roma c'è la Sicilia, c'è la Puglia, ci sono i bronzi di Riace, i sassi di Matera, Pompei, Pestum, Napoli, le isole, la bellezza è dappertutto, e quindi davvero è una potenzialità non soltanto per creare occupazione anche qualificata nel Mezzogiorno, ma è un'opportunità per il Paese investire nel Mezzogiorno. Siamo alla prova generale prima della prima, e quindi parlando in termini lirici possiamo dire che tutti gli attori sono sul campo, sono vestiti, sono già pronti e possono essere in grado di cantare. Più di 100 paesi sono presenti a questa manifestazione, il che vuol dire che Fiera Milano è riuscita a convincere molti paesi a essere presenti, e devo dire che il link con Expo è sicuramente un elemento importante. Expo rappresenterà per Milano, per l'Italia, un momento veramente indimenticabile, però dobbiamo essere in grado di accogliere bene, di dare dei servizi fatti bene, degli alberghi che funzionano, un marketing territoriale che funziona, i trasporti che funzionano, gli aeroporti con gli aerei in orario, insomma tante cose bisogna fare, ognuno deve fare la sua parte, quindi in questo caso mettiamoci insieme e cerchiamo di lavorare nel modo migliore. L'Italia è conosciuta nel mondo per i monumenti, la storia, la cultura, ma lo sforzo che dobbiamo fare è di capacità organizzative superiori a quelle che in questo momento abbiamo fatto e dobbiamo guardare in avanti. La competizione anche sul settore del turismo è globale, ci sono paesi che offrono pacchetti a costi veramente interessanti con dei servizi veramente buoni. Quindi bisogna lavorare molto e nella direzione di lavorare insieme. L'occasione Expo per noi è un'occasione per fare sintesi rispetto a un'attività che ormai cerchiamo di condurre da tempo sul nostro territorio e che abbiamo la speranza e l'ambizione di riuscire a comunicare anche nell'ambito di questo importante evento che è appunto Expo. Siamo consapevoli che la storia della Puglia in termini di agricoltura, di enogastronomia, è una storia che può affascinare, che quindi ha degli elementi di seduzione, un bel paniere già di prodotti di eccellenza riconosciuti e certificati, il marchio prodotti di qualità di Puglia che stiamo cercando di spingere in tutti i sensi perché siamo convinti che il brand Puglia funzioni. Teremo innanzitutto all'interno di Expo i nostri progetti innovativi nel settore naturalmente dell'agricoltura, soprattutto quelli presentati e approvati e portati a termine da parte dei giovani, ma poi stiamo organizzando anche dei momenti importanti anche fuori fiera a Milano. Abbiamo individuato 3 location all'interno delle quali porteremo tutti i GAL e tutti i GAC della nostra regione, oltre a portare anche le nostre aziende che potranno naturalmente mettere in mostra i propri prodotti e potranno anche fare attività di commercializzazione. Poi stiamo organizzando anche 2 momenti molto importanti in Puglia durante Expo, uno che riguarda il vino rosato e l'olio d'oliva e l'altro invece che riguarda il paesaggio, la terra. Sono 2 momenti che, come dire, si inseriscono in questo grande comparto, quello turistico, che continua a crescere in Puglia
nonostante il momento di grande difficoltà, grazie anche ai nostri prodotti agricoli.